Buon pomeriggio a voi tutti. Prosegue questa nostra attività di seminari online, importanti in questo momento di difficoltà, utile approfondire certi temi che sono, nel contesto, indispensabili e urgenti. Abbiamo già avviato alcune attività che abbiamo svolto nei prossimi scorsi giorni, via webinar. Altre attività faremo nei prossimi giorni. Non si girano le mail. Sì, in particolare vi ricordo che il 7 aprile sarà un fast closing, un webinar sul fast closing e accelerare la chiusura del financial reporting. E l'8 aprile invece avremo un ulteriore webinar sul credit management, quindi le policy e i processi per la gestione del credito. Oggi abbiamo diviso il webinar in due parti. Una prima parte parleremo delle misure governative, le ultime misure governative e di ABI per la gestione della finanza nei tempi del Covid-19, quindi misure governative e misure operative. Parliamo del titolo terzo del DL 18 del 17 aprile 2020, misure a sostegno della liquidità. Degli articoli 49 e 59, ma noi ci soffermeremo su due particolari o tre particolari articoli. Una prima parte verrà svolta da me, poi seguirà Sonia Mantese dello studio promozioni che da tempo collabora con Adacta nell'ambito del credito speciale e agevolato. Seguirà poi per le misure operative l'attività di Paolo Masotti, un contributo di Paolo Masotti, l'intervento di Daniele Trevisan e Matteo Moretti. Quindi il webinar va a due parti, come vedete in questa slide, soprattutto la seconda, vedremo il modello di pianificazione di cassa. Oggi la cassa è diventata assolutamente importante in prospettiva, sia nell'immediato sia nel medio termine. Siamo sentiti in tanti, c'è una numerosa affluenza. E quindi condivideremo con voi alcuni spunti di riflessione soltanto tramite mail. Quindi, se avete domande, richieste, trovate qui le nostre mail, sia del sottoscritto che dei colleghi che interverranno dopo di me. Aspettate un attimo se trovo eccolo qui. Allora, partiamo dalle misure governative. Le misure governative le abbiamo divise in due parti, una prima parte che abbiamo definito stop gap, cioè una misura tampone e una difesa immediata, mentre l'altra, che sono gli articoli 49 e 57, sono relative al carry on, cioè quello che i provvedimenti di continuità, quello che è stato stabilito ai sensi dell'articolo 49 e 57, ma anche tramite l'addendum dell'ABI. Però permettetemi prima di partire con gli ultimi provvedimenti interessanti per la nostra attività di impresa, parlarvi dell'evoluzione del contesto bancario, cioè dove si cala questa emergenza Covid, cosa sta avvenendo nel sistema bancario in questo momento. È chiaro che noi ci concentreremo nel rapporto banca-impresa perché ai nostri fini quello che è importante è cosa avverrà, quali sono gli effetti di tutta questa attività nei confronti delle imprese. Diciamo che la Covid è intervenuta in un momento di passaggio tra Basilea 3 e Basilea 4, quindi in un momento di stretta, io dico stretta regolamentare perché sono entrate nell'ambito bancario nuove policy, alcune delle quali sono già state applicate dalle banche, quindi anzitempo. Basilea è un comitato che non è un'autorità, è un comitato informale, però con Basilea si intende tutte quelle quei provvedimenti che poi vengono recepiti dal Parlamento europeo e tutte le autorità europee che vanno a impattare sulla gestione delle banche, quindi una revisione in particolare di tutti i requisiti di capitale e di liquidità per mantenere una certa stabilità nel sistema bancario. Viene riconosciuto al sistema bancario il ruolo di pilastro della nostra economia. E quindi gli obiettivi che si è posto il Comitato di Basilea 2 e poi recepiti da interventi della Comunità Europea,
col CRR e il CRD, quindi due altri, un regolamento e una direttiva, sono destinati a rafforzare il sistema bancario dopo la crisi del 2008, il Basilea 2, il Basilea 1 è nato proprio nel 2008. Disciplinare alcuni aspetti cruciali nell'attività bancaria, quindi soprattutto il credito, quindi che venga disciplinato e regolamentato il credito. E l'obiettivo è anche quello di avere maggiore uniformità e comparabilità tra i vari istituti, quindi maggiore trasparenza, maggiore omogeneità. Noi siamo abituati ormai a certe definizioni, acronimi, CET1 ratio, Tier 1, Capital Buffer, sono tutti acronimi che noi troviamo, sono i dati di uso comune, tanto che i giornali pubblicano anche delle classifiche con gli indicatori di solidità delle varie banche. L'indice di patrimonializzazione, in particolare CET1, è costituito da due elementi fondamentali, il patrimonio netto, quindi i fondi propri della banca, che poi vengono distinti tra fondi propri e accessori, quindi ulteriori componente non primaria, ma componente secondaria del proprio patrimonio, e questo è facilmente identificabile. E dall'altra le attività ponderate per il rischio, quindi l'RWA, tutto ciò che va a impattare sulla gestione della banca, quindi il rischio che si assume la banca. Non è la stessa cosa in termini di impatto, una valutazione rispetto a un'altra, un tipo di credito rispetto a un altro, quindi un chirografario rispetto a un ipotecario. Il problema è che ciascuna banca, per la propria discrezionalità, applica a sensibilità e valutazione del rischio spesso diversi, lo vediamo nella nostra attività di tutti i giorni. Quindi il regolamentatore in questo momento sta concentrando sulle attività ponderate per il rischio, quindi si sta concentrando sul fare in modo che ci sia un framework regolamentare comune per le banche. In questo senso io ho identificato quello che sta avvenendo, quindi da un lato vedete sulla sinistra i sistemi di valutazione del credito sono in una fase di omogeneizzazione, quindi Basilea 4 sta portando il rating, l'attribuzione del rating, lo vediamo tutti i giorni noi con i rapporti con le banche, che ciascuna banca ha una propria classifica, in modo di suddividere il proprio credito. Questa attività porta a una omogeneità nell'utilizzo dei sistemi IRB, in modo tale che ciascuna banca, sia che abbiano oggi abbiano una modalità di valutazione interna, quindi un IRB interno oppure quello standard, comunque ci sia un'omogeneità in questo senso. Quindi vedete, il regolamentatore sta cercando di omogeneizzare e rendere trasparente l'attività della banca. Dall'altra parte ho identificato tre componenti che sono sistemi e modalità nuove di classificazione del credito. Io mi soffermerò su questi tre, giusto per capire cosa sta avvenendo, anche perché è una cosa assolutamente recente, che impatta sulla gestione delle banche. In particolare, voi vi ricordate questa griglia, la conosciamo un po' tutti, è la classifica in base al quale le banche suddividono il rischio del credito. Questa suddivisione comporta un assorbimento patrimoniale, quindi a seconda del tipo di credito c'è un assorbimento anche nell'ambito del patrimonio proprio della banca, ed ha un impatto sul conto economico, perché tutte queste quattro categorie comunque trovano dall'altra parte un accantonamento che la banca generalmente effettua in via prudenziale, e questo comporta anche una modifica nel grado di delibera e delle condizioni, quindi a seconda del luogo, della classe, del contesto in cui si trova l'azienda, c'è anche una diversa delibera e diverse condizioni. Vi ricordate i bonis, quindi ciò che è regolare, il past due, che sono i scaduti e sconfinanti, quindi ciò che è deteriorato perché è sconfinato da oltre 90 giorni, l'UTP, perché in questo caso sono inadempienze probabili, e le sofferenze sono le classiche classificazioni, le ultime tre si riferiscono al credito deteriorato.
in modo indipendente dalla classifica che quella griglia che abbiamo visto, c'è un'ulteriore classica, che è l'ulteriore classica suddivisione dei crediti, c'è una valutazione che è diventata più insidiosa, soprattutto oggi. Questa non è una categoria di deteriorato, ma una qualificazione del credito, quindi può essere sia in bonis che in deteriorato. Il forbearance, che risponde all'IFRS 9, sono esposizioni che sono state oggetto di concessioni, quindi esposizioni che crediti su cui la banca è intervenuta con un riscadenziamento, con una sospensione, con una rinegoziazione, con un consolido. Vorrei soffermarmi soprattutto sul fatto che sono attività di concessione che la banca effettua, quindi forbearance measure, per aziende che già versano in situazioni di difficoltà oppure sono in procinto di affrontarla. Quindi voi capite quanto importante è questo tipo di suddivisione. Possono essere dettagli di categorie sia del bonus che del deteriorato. Le misure di concessione forbearance comportano una classificazione in esposizioni forborne, però performing e non performing, dove per quanto riguarda il performing c'è sono 24 mesi di prova, per cui per 24 mesi restano in osservazione. Altri invece che sono performing ci sono 12 mesi di cura, dopo il quale la banca decide mantenerli in questo tipo di qualificazione oppure trasferirli, quindi alla loro classificazione, oppure trasferirli in un'altra classificazione. Ecco perché le modalità di trattamento bancario delle misure, anche delle misure del Covid-19, sono assolutamente importanti. Un'ulteriore attività che si sta effettuando nell'ambito del contesto bancario, e questo è un ulteriore contributo, è un regolamento dell'Unione Europea del 2017 che è stato attuato da Banca d'Italia nel corso del giugno 2019, con applicazione dal 1 gennaio 2021. Si tratta della nuova definizione di default NDOD, nel gergo, si intende quando un credito può essere considerato past due, quindi sconfinato o in ritardo nel pagamento, e in quanto tale possa essere classificato a deteriorato o meno. Se vedete a sinistra abbiamo una condizione oggettiva, per cui se in modo continuativo il credito è sconfinato o è arretrato nel pagamento delle rate per 90 giorni, viene valutata la classificazione nel past due, quindi il past due deteriorato. Dall'altra parte ci sono delle soglie di rilevanza. Oggi l'intera esposizione viene posta a past due qualora la soglia di rilevanza superi il 5% dell'esposizione complessiva. La stretta verrà domani, qualche banca l'ha già applicata, in cui la soglia di rilevanza si limita all'1% con dei limiti per di 100 euro per il retail e 500 per le altre posizioni. E poi un ulteriore intervento sulle compensazioni. Quindi è possibile oggi fare compensazioni con altre linee di credito che hanno marginalità, domani nessuna, per cui la valutazione viene fatta sulla singola linea di credito. 90 giorni sconfinato in modo continuativo, per cui past due. La banca può comunque valutare, al di là della condizione oggettiva, anche da un punto di vista soggettivo, se la banca ritiene che non ci siano le condizioni per recuperare il credito o difficoltà a recuperare il credito, può decidere di inserirlo all'interno di questa fascia, nella griglia, in questa fascia. E attenzione, c'è anche l'effetto trascinamento, l'effetto contagio, cioè se una società fa parte di un gruppo, il rischio è che venga coinvolto l'intero gruppo. Quindi questa modifica della soglia di rilevanza entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021, salvo qualche banca l'ha già applicato anzitempo. Lo stesso vale per la compensazione, tra l'altro. Chiudo questa mia primo avvio, questa premessa, parlandovi anche di cosa sta avvenendo da un punto di vista di classificazione e quindi di la durata del credito deteriorato nell'ambito della
dei crediti alla banca. Il cosiddetto calendar provisioning è un provvedimento che prevede l'abbattimento, la svalutazione integrale, quindi al 100% dei vari crediti, quindi sia i crediti che non hanno garanzia, sia i crediti che hanno delle garanzie. Per i crediti che non hanno garanzia, le linee guida, l'addendum delle linee guida BCE chiede che in 2-4 anni la svalutazione sia completa, quindi al 100%. C'è un percorso di convergenza per cui tutti i crediti delle banche che sono considerati, sono deteriorati, hanno un percorso da 2 a 4 anni di svalutazione complessiva. Per chi è supportato, per i crediti supportati a garanzia, il percorso va dai 7-9 anni. Sono stati divisi in tre categorie a seconda se il credito e la classificazione del credito e la sua, quindi la sua origine, quindi anche l'origine del credito sia ante il 1° aprile 2018, i compresi tra il 1° aprile 2018 e il 26/4/2019, chi verrà, che si origina e viene classificato e deteriorato dopo il 26/4/2019. Questo comporta degli accantonamenti e quindi impatti a conto economico piuttosto importanti da parte delle banche. Quindi avremo probabilmente maggiore sensibilità e attenzione. Questa premessa è servita per dirvi con questi tre provvedimenti cosa sta avvenendo nel mondo bancario, quindi la stretta sul credito, l'attenzione, la sensibilità al credito è in aumento. È importante valutare il tipo di intervento di volta in volta, è importante valutarlo perché in base all'intervento c'è una valutazione da parte della banca. Se pensate che i provvedimenti governativi di ABI di questi giorni non impattano su questo tipo di valutazione, è perché ci sono disposizioni precise. Però di per sé stessi andrebbero a forbearance, quindi andrebbero classificati in questa qualificazione del credito particolare che le banche eseguono. Quindi attenzione al tipo di intervento, attenzione anche alle modalità di comunicazione. Perché sulla base delle modalità di comunicazione la banca raccoglie tutta una serie di elementi che servono per valutare il cliente, valutare le possibilità che ha il cliente di restituire il debito e quindi di mantenere il proprio credito in bonis. Detto questo, passiamo alle misure governative. Eccola qua. Allora, parliamo di stop gap, cioè misura tampone. Io mi soffermerò sull'articolo 56 del decreto Cura Italia. Perché? Perché è una moratoria che è automatica, bastano delle dichiarazioni, molti di voi l'hanno già approcciate. Di per sé stesso, vi dicevo, questa è una misura di concessione e quindi andrebbe qualificata tra i crediti forbearance e quindi valutare se è un credito performing o un credito non performing. Ma la normativa lo dichiara già anche perché è un'attività massiva dovuta per legge, dichiara già che non farà parte di questo tipo di classificazione. Nulla toglie però che la banca possa, questo la raccomanda la BCE, quindi l'autorità di vigilanza, possa valutare un'ulteriore modifica della classificazione. Parliamo dell'articolo 56, Cura Italia, è l'articolo della moratoria. È un intervento tampone, immediato, ciascuna delle nostre aziende ha possibilità di accedere, tanti di voi, dicevo, hanno già effettuato la richiesta alla banca. Questo vuol dire, in sintesi, mantenimento delle linee a revoca fino al 30 settembre, quindi non c'è la possibilità da parte delle banche di revocare gli affidamenti. Se ci sono degli affidamenti che scadono tra il 17 marzo e il 30 settembre, vengono prorogati tutti al 30 settembre, quindi non c'è la possibilità che scadano, e per la rata di mutuo c'è un'automatica, e quindi per il leasing c'è un'automatica proroga al 30 settembre per le rate in scadenza, e spetta all'impresa decidere se solo per l'intera rata oppure solo per capitale, niente per gli interessi. Quindi è una possibile una sospensione che può chiedere la banca. La concessione necessita, si diceva, soltanto della richiesta da parte dell'impresa, indicando le linee di credito che sono oggetto di questa richiesta di sospensiva.
bisogna dichiarare pena, dichiarazione Mendaci, quindi reato di dichiarazione Mendaci, che si è subito in via temporanea carenza di liquidità e di possedere la qualifica di PMI. Ecco, sulla qualifica di PMI, vi ricordo cosa vuol dire PMI. È una raccomandazione della Commissione europea del maggio 2003, che è stata recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005. Si parla di aziende micro, piccole e medie. Complessivamente, comunque, parliamo di aziende che abbiano meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo o un bilancio annuo che va dai 50 ai 43 milioni. Quindi è un'ampia categoria, soprattutto nei nostri territori, che appartengono alle PMI. Volevo sottolineare il fatto che questo vale anche per aziende che facciano parte dei gruppi, quindi non sono escluse le società che fanno parte di gruppi che o per controllo o per controllate abbiano valori oltre questi che sono indicati. C'è una norma specifica in cui suddivide tra indipendenti, collegate, associate e chi fa parte di un gruppo. O è collegato o associato ad altre imprese che abbiano numeri superiori a questi, non è detto che siano esclusi da questo tipo di normativa. Quindi di volta in volta è opportuno che venga verificata anche da noi, lo facciamo noi questo tipo di verifica. La richiesta va fatta via PEC o altra comunicazione, ho visto banche che lo fanno con un modello proprio, altre banche invece chiedono chiedono una PEC, qualcuno libero purché venga attestato quello che si è detto prima, anche via mail, riguarda solo le rate dopo il 17 marzo e gli affidamenti in essere al 20 febbraio 2020. Quindi l'esposizione vale quella che è al 20 febbraio 2020 per la revoca o la maggiore esposizione se è superiore al 17 marzo del 2020. Rientrano anche nel provvedimento anche finanziamenti assistiti e conti pubblici, quindi legge Sabatini e cambiali agrarie. Qui è possibile, su richiesta banca, a dire, poi vedremo Sonia Mantese che mi seguirà per l'intervento del fondo di garanzia per le PMI tramite MCC, per un 33%, quindi un aiuto che si dà condivisione del rischio con le banche. Sono escluse dalla misura agevolativa le imprese che presentano esposizione classificata sofferenza e inadempienza probabile past due. Per questo vi ho ricordato cosa vuol dire. Quindi ci sono le categorie di imprese che purtroppo non possono accedere a questo tipo di agevolazione. La banca non ha, non va a verificare la veridicità dell'autodichiarazione, ma verifica soltanto se ci siano le autodichiarazioni, quindi il tipo di finanziamento, PMI e la carenza di liquidità dovuta. Si perfeziona con un ricevimento a banca, quindi non ci sarà uno scambio di contratti, ma soltanto un ricevimento da parte della banca di un'accettazione. Ecco, in quanto tali, dico, in quanto previste le leggi in modo massivo, non sono considerate automaticamente forbearance. Il provvedimento successivo che vi illustro a grandi linee perché poi la dottoressa Mantese approfondirà di più è un intervento che è più in continuità. Oggi le banche stanno lavorando prevalentemente sull'articolo 56, quindi sospensione di rate, sospensione della revoca degli affidamenti, prova contrattuale. Ad oggi probabilmente il 49 sarà un'attività successiva a questa prima fase, anche perché le banche hanno tantissime richieste di moratoria ex articolo 56. Articolo 49 invece prevede l'intervento del Fondo Garanzia per le PMI, che è stato istituito con una legge del 96 che è in vigore dal 2000 ed è gestito dall'MCC, quindi dal Medico Credito Centrale, che ha un proprio modello di valutazione dell'accessibilità o meno a questo tipo di fondo. Quindi quando si parla di fondo di garanzia, fondo MCC, fondo del Medico Credito Centrale, si parla la stessa cosa, quindi il fondo per le PMI che è gestito dal Medico Credito Centrale. L'intervento importante in questo tipo di articolo lo possiamo leggere, quindi la garanzia è una garanzia diretta che presenta che dà il fondo di garanzia alle banche che
provvedono a erogare finanziamenti o comunque linee di credito alle aziende, quindi è un supporto che, di condivisione del rischio, si arriva fino all'80%, quindi fino all'80% risponde del rischio del fondo di garanzia, il 20% che manca arrivare al 100% è un rischio che si porta a casa la banca. Era di 2 milioni e mezzo, il massimale era 2 milioni e mezzo per impresa, è stato aumentato a 5 milioni, ma la vera novità è il fatto che sono ammesse anche operazioni di rinegoziazione di consolido di finanziamenti, che questa è la vera novità, perché fino al 17 marzo questo non era possibile. Quindi col fondo di garanzia oggi si possono effettuare anche queste attività. Voi sapete che quando si parla di rinegoziazione di consolido si trovano sempre le porte chiuse all'interno delle banche. Con il fondo di garanzia si vorrebbe aprire questa porta in modo tale che le aziende possano consolidare i propri finanziamenti e i propri debiti con l'intervento del fondo di garanzia. Si parla poi di possibilità di cumulo con altre garanzie per quanto riguarda alcuni settori particolaristicamente colpiti, parliamo del turistico alberghiero ed immobiliare. E se ci sono nell'ambito di questo provvedimento linee di credito che sono già assistite a MCC, c'è una estensione automatica in base alla circolare numero 8 del Medio Credito Centrale. Quindi in questo caso, a differenza dell'articolo 56, che è una concessione automatica, non è automatica. La banca deve aprire una propria pratica, quindi ordinaria, deve accedere al fondo di garanzia e valutare il metodo creditizio, quindi arrivare anche a una delibera in questo senso. La provvista chiaramente viene erogata dalla banca con supporto di garanzia, chiamiamola fiduzione, da parte del fondo di garanzia delle PMI. La garanzia del parte del PMI è a titolo gratuito anche in mancanza di perfezionamento della pratica. Ecco, qui la differenza tra l'articolo 56 e l'articolo 49, che è importante, è che qui sono ammesse anche aziende past due. Quindi è possibile accedere all'articolo 49 anche se sconfinati o in ritardo nei pagamenti oltre i 90 giorni. E questa è un'altra novità che permette anche a chi è già in difficoltà a poter rinegoziare e consolidare i propri debiti. Anche qui, in quanto tali, non possono essere classificate a forbearance, salvo diversa valutazione della banca, però essendo un provvedimento massivo e per legge, non ci dovrebbero, anche se non abbiamo la certezza su questo, classificazioni diverse da quello che attualmente ha l'impresa. Passiamo poi, Sonia Mantese sarà più precisa di me nella modalità di accesso al fondo ex articolo 49. Articolo 57, parliamo delle aziende che non sono, particolarmente le aziende che non sono comprese tra le PMI. Quindi le aziende che hanno oltre 250 dipendenti, quindi fatturati importanti. Anche qui, oggi oltretutto c'è un consiglio di amministrazione del Cassa Depositi e Prestiti, anche qui c'è la possibilità di intervento di Cassa Depositi e Prestiti sia con assicurazione diretta sia con riassicurazione, perché Cassa Depositi e Crediti riceve o riceverà anche una garanzia da parte dello Stato. Qui se c'è, siamo in attesa dei decreti attuativi. Però sono inalterati quelli che sono gli altri strumenti messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti. Parliamo di piattaforme imprese, le garanzie su finanziamenti per l'estero, per internazionalizzazione. Probabilmente nei prossimi giorni, se non domani, dopodomani, ci sono schiarite anche sull'utilizzo di questo tipo di provvedimento che, apro chiudo una parentesi, non varrà solo per le large corporate, quindi per le aziende middle large, ma anche per le PMI. Probabilmente ci sarà un decreto che identificherà quali sono i settori particolarmente colpiti, quindi ci saranno tagli anche assolutamente più abbordabili per le PMI. Chiudo con l'ABI, misure ABI. Parliamo di un accordo per il credito PMI del 2019. Era stato sottoscritto nel corso del 2018 ed è ancora valido fino al 2020.
stato rivitalizzato, cioè con l'addendum del 6 marzo 2020 si è data la possibilità di comprendere anche operazioni che sono in essere al 31 gennaio 2020. In questo caso c'è una sospensiva del quota capitale per un periodo massimo di 12 mesi, quindi superiore rispetto agli altri provvedimenti governativi che abbiamo visto. C'è la possibilità di allungare il piano di ammortamento, che per i microaffari vuol dire il 100% della durata residua con massimo di 36 mesi, per gli ipotecari vuol dire un 100% della durata residua con massimo di 48 mesi, la possibilità di allungare il breve termine fino a 270 giorni e il credito agrario fino a 120 giorni. Anche in questo caso la concessione non è automatica. La richiesta va inoltrata alla banca, che dovrà istruire una pratica ordinaria e quindi valutare il metodo creditizio. In questo caso le dichiarazioni sono due, quindi c'è un modello che è di richiesta che è previsto da ABI, è un accordo ABI, più ci sarà un'autocertificazione per quanto riguarda il PMI, perché questo accordo è riservato alle PMI. Ecco qui, c'è da sottolineare che sono escluse dalle concessioni le imprese che hanno beneficiato di 4 mesi antecedenti sospensivi e allungamenti, quindi chi ha beneficiato dell'articolo 56 non può beneficiare delle misure ABI. Viceversa, chi non ha beneficiato dell'articolo 56 può beneficiare delle misure ABI e chi ha beneficiato in passato di misure ABI può beneficiare dell'articolo 56, quindi la misura ABI non si può beneficiare qualora sia successiva a una moratoria ex articolo 56. Anche in questo caso si guarda le aziende che non sono classificate a sofferenze nel vizio probabile o past due. C'è una necessità di perfezionamento perché ci possono essere dei crediti che sono stati perfezionati tramite intervento della garanzia dell'MCC. Se ci sono finanziamenti che hanno avuto il benestare, hanno avuto il supporto dei consorzi di garanzia, ci vuole il benestare anche dei consorzi di garanzia. Vale anche per i finanziamenti e leasing che sono stati assistiti, quindi sabatini o comunque da altri contributi pubblici. Anche in questo caso la pratica si perfeziona mediante sottoscrizione della lettera di comunicazione esiti. E ci sarà un nuovo piano ammortamento e eventualmente un accessorio. In caso di sospensione non si possono toccare le condizioni, in caso di nuova finanza e quindi o di allungamenti è chiaro che è possibile, non è previsto, ma è possibile che le banche possano chiedere commissioni o chiedere un differente tasso sull'operazione. Ecco, in questo caso, proprio per ricordarvi la questione del forborne, quindi il fatto che possa essere inserita all'interno del forborne, in questo caso non è automatico, quindi ad oggi su questo la banca può fare una valutazione discrezionale e quindi cambiare la classificazione che ha dell'azienda, nel proprio griglia dell'azienda. Detto questo, prima di passare la parola la dottoressa Mantese, vorrei sottolineare l'importanza della comunicazione. È importante comunicare in modo adeguato con le banche. È importante conoscere bene lo strumento che si va ad utilizzare. È una semplice rinegoziazione, un semplice moratorio, richiesta di moratoria o comunque allungamento delle rate o richiesta di spostamento delle rate, di bullet o comunque di fidi, se non rientrano nelle misure governative, rischiano seriamente di essere valutate dalla banca e quindi cambiando la categoria di rischio, quindi anche tipo poi di delibera e il tipo di condizione. Detto questo, poi ci rivediamo alla fine. Io chiedo la regia di passare la parola ringraziandovi tutti per l'attenzione alla dottoressa Mantese.
Ringrazio il dottor Novella. Buongiorno a tutti. Io vi parlerò del Fondo Centrale di Garanzia e delle modifiche che sono intervenute a livello operativo con il decreto legge numero 18 dello scorso 17 marzo e che avranno efficacia per 9 mesi. Iniziamo subito dicendo che il Fondo Centrale di Garanzia è un'agevolazione in quanto utilizza fondi pubblici. Viene rilasciata sotto forma di fideiussione a prima richiesta dal Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, a favore di banche e società di leasing che erogano finanziamenti alle piccole e medie imprese e a favore dei Confidi che prestano la loro garanzia, ovviamente sempre alle piccole e medie imprese. Ha come caratteristica principale favorire l'accesso al credito, concedendo una garanzia pubblica che può arrivare fino all'80% del finanziamento erogato, a seconda della fascia di rating alla quale appartiene l'azienda. Il costo della garanzia è da normativa a carico delle banche. Con il decreto Cura Italia e per la durata di 9 mesi dalla sua entrata in vigore, la garanzia viene concessa a titolo gratuito. Il decreto legge ha anche portato un aumento del plafond a disposizione di ogni singola impresa da 2 milioni e mezzo a 5 milioni e mezzo a 5 milioni, scusate, di garanzia. Di questi 5 milioni, fino all'importo di 1 milione e mezzo, sarà possibile garantire qualsiasi tipo di finanziamento all'80%, indipendentemente dalla tipologia. Si sta anche valutando la possibilità di aumentare il plafond de minimis a disposizione delle aziende. Sono soggetti garantibili tutte le aziende che svolgono una qualsiasi attività economica, tranne l'impresa del settore primario ad esclusione di alcune attività, e le imprese del settore finanziario e assicurativo. Sono inoltre garantibili tutti i professionisti iscritti agli ordini professionali. Il requisito essenziale è quello di rientrare nel perimetro di piccole e medie imprese, come vi ha spiegato nel precedente intervento il dottor Novella. Faccio solo una piccola precisazione. Nel definire il perimetro, l'azienda deve tenere conto di tutte le imprese che sono a lei collegata, con quote a partire dal 25% in su, tenendo anche conto delle aziende collegate per il tramite di soci persone fisiche. Possono essere finanziate anche le start-up, purché il finanziamento venga richiesto per la realizzazione di un programma di investimento e purché abbiano mezzi propri pari al 25% dell'importo dell'investimento. Non è necessario che il requisito dei mezzi propri sia già soddisfatto in sede di domanda, ma è obbligatorio che lo sia prima dell'erogazione del finanziamento. Le start-up innovative, che sono iscritte alla relativa sezione speciale presso la Camera di Commercio, hanno diritto invece ad una copertura dell'80% e per tutte le tipologie di finanziamento. Si possono garantire finanziamenti con durata superiore ai 36 mesi per liquidità, per pagamento scorte fornitori, servizi, personale o per investimenti e linee di credito per apertura di conti correnti, anticipo fatture, anticipo IBA o fee di import. Con il decreto Cura Italia è stata reintrodotta la possibilità di garantire operazioni di rinegoziazione di finanziamenti già in essere senza la garanzia del fondo e operazioni di consolido passività a breve termine che consistono, per esempio, nella trasformazione di un fido di cassa o di anticipazione in finanziamenti rateali. Nel fare operazioni di rinegoziazione o di consolido, la banca ha come obbligo quello di concedere alle aziende un credito aggiuntivo di almeno il 10%. Data la situazione economica di questo momento, questa possibilità diventa un aiuto importante per le imprese in un'ottica di riprogrammazione finanziaria. Attraverso le operazioni di rinegoziazione e di consolido, le aziende possono, per esempio, rateizzare in un periodo più lungo gli impegni finanziari a cui devono far fronte, come vi spiegheranno nei successivi interventi. Ulteriori modifiche operative apportate dal decreto riguardano la verifica di ammissibilità dell'impresa, che si limita alla valutazione del modello economico-finanziario che è basato sui dati desunti dal bilancio dell'impresa, senza tener conto, come succedeva prima, dei dati degli ultimi 6 mesi della centrale rischi e dei dati dei finanziamenti rateali, non rateali e delle carte di credito in capo all'impresa. Viene data poi la possibilità alle aziende immobiliari del settore turistico-alberghiero di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia. Tutto questo solo nel caso in cui il finanziamento riguardi un investimento immobiliare con un importo superiore ai 500.000 euro e con una durata minima di 10 anni. Anche questa è una novità importante perché i finanziamenti garantiti con il Fondo Centrale di Garanzia è di fatto possibile abbinare soltanto fideiussioni personali. La possibilità di poter, per esempio, abbinare un'ipoteca all'acquisto di un immobile potrebbe agevolare la delibera del finanziamento da parte della banca,
che di fatto acquisirebbe due garanzie sul finanziamento. È stato portato a 40.000 euro l'importo massimo per le operazioni cosiddette di importo ridotto, che sono sempre garantite all'80%, ed è stata data la possibilità di fare la richiesta di sospensione delle rate anche per le aziende con posizioni non performing o con finanziamenti con rate scadute da più di 90 giorni, a differenza di quanto stabilito dall'accordo per il credito. Brevemente, riepilogo quali sono gli obblighi che sono in capo alle aziende a decorrere dallo scorso anno, che sono dimostrare in caso di controlli documentali da parte del Mediocredito Centrale di avere i requisiti di piccola e media impresa, caricando sul portale tutti i documenti necessari. Nel caso in cui l'azienda avesse inserito direttamente nel portale per le imprese del fondo i propri dati per la verifica di ammissibilità secondo il modello di rating, deve dimostrare la corrispondenza di tali dati con quelli indicati nei bilanci depositati. Nel caso di finanziamenti concessi a fronte di investimenti, l'azienda è tenuta a predisporre una relazione finale indicando le fonti finanziarie usate e le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto indicato in domanda. È tenuta anche a fornire, in caso di controlli documentali da parte del Mediocredito Centrale, copie delle relative fatture. La documentazione inerente all'investimento deve essere poi conservata per 5 anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria. In questa ultima slide ho voluto riportarvi i numeri del Fondo Centrale di Garanzia. Nel 2019, come potete vedere, sono state garantite circa 125.000 operazioni per un importo di 19.375 milioni, garantendo una copertura finanziaria per 13.342 milioni. I numeri del fondo negli ultimi anni hanno sempre avuto un incremento costante. È la dimostrazione di quanto questo strumento sia efficace e sia utile alle imprese per poter accedere con semplicità al credito, concedendo a supporto del finanziamento richiesto una garanzia pubblica, garanzia che sicuramente agevola l'ottenimento della delibera da parte della banca in quanto facilmente scutibile. Con questo il mio intervento è concluso, restiamo a vostra disposizione per domande o eventualmente per verificare l'ammissibilità della vostra azienda alla garanzia. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio a nome mio di Studio Promozioni ad ACTA per l'invito e adesso seguirà un contributo del dottor Mosotti. Buongiorno a tutti, sono Paolo Masotti di Adact Advisory. Io vi introdurrò al tema delle aziende gestite cash oriented, ovvero vi racconterò di alcune implicazioni organizzative, partendo da che cosa sono le imprese cash oriented. In realtà tutte le imprese sono cash oriented e quindi quelle che noi normalmente conosciamo come le situazioni operative nella gestione sono caratterizzate da quello che vedete nel quadro di sinistra, una curva, in questo caso una retta di disponibilità liquide che è sempre sistematicamente superiore agli utilizzi di liquidità, di finanza, di tesoreria, anche nei momenti di picco. Quindi la distanza tra le due curve è un indicatore, una buona distanza tra le curve è un indicatore di un basso rischio di liquidità. In questo contesto i processi sono coordinati da scelte decisionali che sono per lo più governate da policy che sono in parte indipendenti tra loro, ovvero sono in parte indipendenti dal punto di vista della pura gestione finanziaria tra di loro, tant'è che la policy dei crediti è definita da un'area sales più finance, la policy dei pagamenti da altri dipartimenti più finance, la supply chain che impatta il magazzino più delle volte è abbastanza, come dire, autonoma in queste scelte. Quando parliamo di un contesto di emergenza, ovvero in questo caso l'emergenza è anche identificata da un potenziale rischio di liquidità, come vedete sempre nel quadro di sinistra, dove la curva delle disponibilità liquide in alcuni punti del tempo è inferiore a quella degli utilizzi. In questa situazione parliamo di una modalità non oriente o a questo punto parliamo di gestione cash oriented. I processi di gestione cash oriented reintegrano i processi decisionali all'interno del vincolo della cassa e adesso cerchiamo di capire come.
Ho provato a confronto i due diversi contesti per evidenziare quali sono i meccanismi, diciamo, quali sono gli elementi del processo decisionale che cambiano e quali sono poi le capabilities, cioè le capacità che l'azienda deve mettere in atto, attivare per gestire le situazioni dove c'è un potenziale rischio di liquidità, avendo cura che poi lascerò una parte dell'intervento, anzi gran parte dell'intervento ai miei collegi. In un contesto ordinario, io ho vendite che generano un piano di produzione, le vendite generano un piano di vendite dei termini di pagamento che passano alla supply chain, entrambi sviluppano i propri piani, e il risultato, l'output è un piano di cassa. Poi tendenzialmente l'output del piano di cassa va a finire in banca, vengono pagati eventualmente oneri finanziari e la situazione si è conclusa. In un contesto di scusate, in un contesto invece, quello che vedete di destra, dove ho una situazione di vincolo della cassa, io parto da un ordinato, una bozza di piano di produzione e normalmente sviluppo assieme al team finance una proiezione di piano di cassa. Qui dentro, nella proiezione di piano di cassa, dovete vedere un'interazione tra i vari manager aziendali, il tesoriere, ovvero l'area finance, e con l'obiettivo di bilanciare le scelte decisionali, chiaramente traguardando gli input di tutti, ma sapendo che esiste il vincolo della finanza. All'interno di questo meeting vengono sviluppati quelli che sono poi i piani di vendite barra di consegne, le policy di acquisto, i termini di pagamento degli acquisto e il magazzino di conseguenza. Quindi la finanza diventa un ente che ha un ruolo decisionale sensibilmente più impattante nelle scelte di breve periodo rispetto a quello che è il contesto normale. In questo scenario, che mi auguro che non sia uno scenario che vi interessa, ma comunque deve essere un punto di riferimento per rivedere alcuni modelli organizzativi in questo contesto, quali sono le capabilities che bisogna adottare, ovvero sviluppare in questo periodo. Sicuramente la funzione di coordinamento del management per la verifica degli impatti finanziari, la capacità da parte di team sales, team supply chain di sviluppare ipotesi analitiche che possono essere date al tesoriere, che poi dopo, con capacità di simulazione, sviluppa alcuni scenari e esercita alcune scelte di ottimizzazione che portano all'output nella definizione complessiva del piano vendite, termini di pagamenti e tutte le scelte relative alla supply chain. Io ho terminato, vi lascio la parola al mio collega che segue, Daniele Trevisan, che vi racconta un po' meglio di quelli che sono adesso i contesti di coordinamento del management e poi quali sono i tool per la capacità di simulazione. Vi ringrazio, buona giornata. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Daniele Trevisan di Adact Advisory. Oggi proseguiamo, come ha introdotto il dottor Novella, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e simulazione degli scenari finanziari in azienda. Scusate che aspetto conferma che si veda e si senta. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Allora, proseguiamo. Scusate che. No, questo. Scusate che non. Grazie. Allora, dicevamo. No, non riesco. Perfetto. Dicevamo gestione della finanza in azienda. Come indicato poco fa dal dottor Masotti, è fondamentale, e lo ribadiamo per chi ci sta seguendo oggi nel corso di questi webinar, a maggior ragione nel contesto attuale, strutturare un team di gestione dell'emergenza. Il team oggi di gestione dell'emergenza è sicuramente concentrato nell'aspetto della
della tutela delle persone e quindi delle protezioni, del rispetto delle normative e della gestione complessiva di quella che è l'organizzazione interna. Chiaramente deve interfacciarsi con il team di supply chain al fine di garantire la continuità degli approvvigionamenti, lato cliente, mantenere attiva la comunicazione con i clienti e gestire soprattutto quelli che sono gli scenari lato sales. Tutti questi attori hanno poi un impatto sulla alimentazione di informazioni che devono essere costantemente aggiornate verso l'area finance e viceversa sulla base degli input che dall'area finance in termini di disponibilità ritornano, si vanno a sviluppare i vari scenari. Scusate se partiamo da questa, ma insomma, nel momento di forte discontinuità come quella attuale vengono meno i presidi funzionali delle singole aree ed è fondamentale che tutta l'organizzazione si muova all'unisono con l'obiettivo che è quello di garantire sostanzialmente l'equilibrio e la continuità dell'azienda in questo contesto. E quindi vedremo che insomma logiche di gestione per esempio della supply chain o responsabile acquisti che ha gli MBO sulla base degli sconti o della riduzione del prezzo, probabilmente i volumi per fare la riduzione del prezzo in questo momento vengono meno come priorità. Quindi il team di gestione dell'emergenza che affronta l'emergenza attraverso dei processi che sono, abbiamo visto nelle puntate precedenti, processi di contingency plan, quindi di affrontare l'emergenza con piani che consentano di garantire sostanzialmente la tenuta a 3-6 mesi della gestione aziendale. Si tratta di azioni di emergenza perché hanno proprio l'obiettivo di garantire la tenuta finanziaria dell'azienda. Quindi focus, stress sull'aggiornamento continuo del piano di cassa, sulle azioni che consentono di fatto di mantenere in equilibrio finanziario l'azienda. Per quanto tempo? Fino a che effettivamente non iniziano a esserci dei segnali di ripresa o comunque con l'obiettivo di governare quelli che sono i diversi scenari. Ogni 3-4 settimane è comunque opportuno iniziare a considerare e a rivedere quelli che sono gli scenari di budget e quindi ragionare in termini di impatti economici dell'attuale situazione, ragionando su interventi per il riequilibrio strutturale, dilazionando eventualmente quelli che sono i progetti non core, con l'obiettivo poi sempre di verificare la tenuta finanziaria nel medio periodo, a più con più logica di ulteriore, insomma, medio-lungo periodo, quindi a 3-6 mesi, parliamo poi di revisione, di processi di revisione del piano strategico che riguarda sostanzialmente cosa farà l'azienda una volta superata la posizione di emergenza. Noi ci concentriamo in particolare sui processi di contingency che oggi è l'esigenza più pressante probabilmente per le imprese perché richiede di coordinare il team che abbiamo appena visto di gestione dell'emergenza che sviluppi ipotesi analitiche e simulazioni di scenario, come attraverso quelli che sono sostanzialmente gli strumenti di financial planning, strumenti di pianificazione finanziaria che vanno anche qui nell'orizzonte del breve periodo, quindi a 3-6 mesi sviluppiamo piani di tesoreria che si basano, conosciamo tutti, su dati contabili e su proiezioni a 6 mesi di forecast, esplodono un piano entrate e uscite, non hanno in questa fase un focus sullo stato patrimoniale, perché lo stato patrimoniale è un qualcosa, insomma, che richiede una serie di dati e di costruzioni per essere sviluppato, che è invece a presidio dei processi di pianificazione di medio periodo, perché poi nel medio periodo parliamo di budget finanziario e quindi effettivamente di un processo di pianificazione a 12-18 mesi che esplode, che prosegue il piano di cassa della tesoreria e sviluppa in parallelo anche uno stato patrimoniale con l'obiettivo di verificare l'equilibrio nel medio periodo. Piano finanziario che si associa al processo di revisione del piano strategico sviluppa poi un piano a 3-5 anni, un piano di cassa che di norma è sviluppato col metodo indiretto. Qual è la differenza? Che questi strumenti ragionano di norma con una costruzione indiretta, quindi stimo conto economico, variabili di stato patrimoniale, per differenza ottengo il piano di cassa. Questi sono strumenti
di questi di sinistra sono strumenti, sia il piano di tesoreria che il budget finanziario, sono strumenti più puntuali perché necessitano di andare a pianificare in modo analitico le singole variabili e sono sicuramente più significativi oggi in contesti di emergenza dove la analiticità e la velocità di aggiornamento delle previsioni sono due fattori discriminanti. Analiticità perché? Perché tanto più, come diceva poco fa il dottor Masotti, tanto più si accorcia, no, si assottiglia quel gap tra disponibilità e fabbisogno, tanto più è importante stimare in modo puntuale le variabili con le quali andiamo a costruire il nostro piano di cassa. Lo schema, questo per chi ci frequenta, insomma, lo conosciamo abbastanza, perché di fatto il contingency plan, che si basa sul piano di tesoreria, parte dalla proiezione della situazione contabile aggiornata, quindi scadenziari, clienti e fornitori, che esplodono dei flussi di cassa sulla base delle attività passate, al quale vanno integrati, a questo flusso va integrato l'impatto finanziario delle proiezioni economiche e quindi di quei flussi che derivano dall'esplosione di piano vendite, di piano acquisti, del piano degli altri costi operativi, piuttosto che del piano degli investimenti. Su questi si innestano le leve di manovra finanziaria, quindi l'utilizzo delle linee di credito, piuttosto che gli interventi che ci hanno ben illustrato il dottor Novella e la dottoressa Mantese poco fa, con l'obiettivo di mantenere una disponibilità finanziaria che consenta all'azienda di operare nei vari periodi. Questo è lo schema base del piano di cassa. Qual è la capabilities che oggi diventa importante in questo scenario? Quello di riuscire poi a gestire delle simulazioni sulle variabili di questi input del piano di cassa, perché in contesti mutevoli come quello attuale è opportuno, insomma, avere uno strumento che consenta di testare e di verificare, al diverso concretizzarsi di queste ipotesi sottostanti, quello che è il margine di tenuta dell'azienda. Come dicevamo, con, insomma, processi di analisi e di simulazione che devono essere tanto più frequenti e tanto più analitici quanto più l'azienda è tesa da un punto di vista finanziario. Giusto per darvi un esempio per quanto riguarda gli scadenziari e quindi i flussi che derivano dai movimenti storici, quindi da quanto l'azienda ha già contabilizzato nel proprio bilancio, lo scadenziario sicuramente esplode delle scadenze contrattuali dal quale possiamo desumere degli incassi sulla base di scadenze contrattuali che molto spesso si discostano rispetto a quelle effettive, perché il cliente paga 10 giorni dopo, perché magari la scadenza contrattuale è più, insomma, ci sono dei margini di tolleranza che normalmente vengono accordati in situazioni ordinarie, e quindi è opportuno, rispetto agli incassi base, andare effettivamente a vedere che il 1000 previsto ad aprile non è 1000 ma è 800, perché le scadenze effettive sono in realtà più basse in base a come storicamente i clienti pagano. A queste vanno poi applicate gli ulteriori elementi di contingency e quindi gli scenari di analisi puntuale sulla base delle effettive conoscenze del cliente, quindi la comunicazione del cliente che non paga perché ha avuto a sua volta un blocco degli incassi da parte dei clienti, piuttosto perché il cliente è chiuso e non è riuscito ad avere a concretizzare le vendite che aveva previsto in quel periodo, piuttosto che richieste di proroga per supportare la situazione del cliente. E quindi sulla base di questa analisi è opportuno poi andare a fare una stima più puntuale degli incassi e quindi andare a monitorare effettivamente gli incassi reali. Vedete che la posizione è una pianificazione che presuppone quantomeno, insomma, un'analisi per cliente o quantomeno sulle principali posizioni, mentre in condizioni dove non abbiamo delle esigenze finanziarie così tese o comunque così passanti, probabilmente un'analisi è sufficiente fatta con un livello di aggregazione più elevato.
Secondo punto è la simulazione delle proiezioni finanziarie che derivano dalle previsioni economiche. L'azienda prosegue, abbiamo chiamato un profit and loss baseline perché in assenza di interventi l'azienda prosegue la propria operatività sulla base di quello che era il budget, se aveva un budget piuttosto che in continuità con l'esercizio precedente, e quindi è opportuno che il team abbia ben chiaro, che il team di gestione dell'emergenza abbia ben chiaro quello che è il conto economico, o meglio la proiezione inerziale di cosa succede all'azienda, perché sono gli elementi sui quali andare a intervenire e sui quali poi innestare gli scenari di evoluzione in questo periodo, dove sicuramente rivedendo il piano ricavi e acquisti, andando a rivedere il piano dei costi operativi, quindi tutta la parte del personale, piuttosto che andando a riordinare gli altri costi operativi, di solito ci si concentra in ABC per importo, andando poi a isolare quelli che sono magari gli OPEX non core, quindi costi che non hanno una funzione strategica, magari intervenendo su quelle voci, ne abbiamo indicate alcune, no? Marketing e advertising, che magari hanno un contenuto che è meno rilevante, meno preminente in questa fase per garantire la continuità. Attenzione nei parametri di monitoraggio, e per quello dico che è importante capire il baseline dell'azienda, perché in assenza di intervento l'azienda in questo caso genera 650.000 euro di costi, quindi un'ipotesi di margine di contribuzione zero. Comunque il cash out settimanale di questa azienda è di 160.000 euro, e quindi in ipotesi di nessun intervento comunque l'azienda deve far fronte a 170.000 euro circa, 160 scusate, di flussi di cassa. È un dato che è insomma importante avere ben in chiaro per affrontare la gestione dell'emergenza, che chiaramente più elevato è, più ci dà un focus su quella che è la necessità di la necessità, scusate. Più è elevato, più ci dà un focus, scusate, spero si veda ancora, perché volevo togliere la webcam perché mi dicono dalla regia che è poco performante la linea, scusate. Quindi più elevato è, più è urgente la necessità di intervento, più urgente la necessità di intervento, perché chiaramente si rischia di accumulare un'ulteriore perdita in termini finanziari. I ricavi piano acquisti, per esempio, dovrebbe essere rivisto, come dicevamo, partendo dalla baseline, quindi in ipotesi di quello che è il budget previsto dall'azienda in continuità, andando a rivedere quelli che sono le previsioni, o meglio il contingency plan, sulla base delle informazioni aggiornate che arrivano dal team di emergenza, in questo caso in particolare dal team sales e dal team di supply chain, quindi mappando quelli che sono le eventuali chiusure dei clienti, le riduzioni di operatività, piuttosto che i blocchi che impattano su queste vendite, perché chiaramente se devo approvvigionare dei materiali, se devo ricevere dei materiali per realizzare delle vendite e gli approvvigionamenti sono bloccati perché le frontiere sono chiuse, è chiaro che questo impatta in modo rilevante nella valutazione di quelle che sono le vendite che l'azienda riuscirà a conseguire. Priorità sul cliente, sicuramente il margine è importante il rating del cliente, è importante la capacità del cliente di pagare in tempi brevi, quindi si predilige più che il margine in questo caso il DSO e quindi la tempistica di incasso da parte del cliente. Livello di stock e stato dello stock, tanto più ho merce
in casa e ho magazzino già disponibile per la consegna, tanto più probabilmente ha senso incentivare quelle vendite con l'obiettivo chiaramente di contenere gli acquisti e di ottimizzare quello che è l'impegno finanziario. Quindi sicuramente anche qui, prima di approvvigionarsi o di mettere in lavorazione produzioni che sono specifiche per il cliente o per la commessa, sicuramente tutti questi elementi vanno valutati attentamente in termini poi di capacità di quel cliente, una volta che ho effettuato la consegna, di pagare e di rispettare quelle che sono le scadenze. Dalla gestione, adesso non vorrei dilungarmi oltre, però di fatto lo strumento deve consentirvi di sviluppare degli scenari di contingency che in questo caso prevedono per aprile meno 80%, maggio meno 34%, e quindi di ristimulare il nuovo piano vendite sulla base di questi elementi. Su questo piano vendite poi Matteo vi racconterà che insomma andiamo ad applicare le dilazioni ed applicheremo probabilmente le dilazioni di incasso con le analisi che abbiamo appena visto nel piano degli incassi da scadenziario. Un esempio analogo ve lo porto sul piano acquisti, perché in assenza di interventi l'azienda prosegue sullo scenario baseline, quindi sullo scenario di budget o sullo scenario di continuità. In questo caso, se il team di emergenza non interviene anche sulla funzione di supply chain per stoppare gli acquisti, guardate, in questo caso l'azienda continua ad acquistare sulla base degli ordini pianificati o degli ordini già piazzati a fornitore, perché magari hanno dei time lunghi, sono ordini che erano già stati piazzati, già stati controfirmati, eccetera. I consumi si riducono per effetto della nuova stima delle vendite e in tempi molto brevi ci troviamo con un magazzino che è addirittura triplicato rispetto all'importo iniziale. Quindi è fondamentale che il team di emergenza coordini anche questi aspetti per intervenire tempestivamente nella revisione di quello che è il piano acquisti ed evitare insomma eccessivi accantonamenti, eccessivi accumuli di stock che determinano poi un ulteriore impegno finanziario, quindi prioritizzando chiaramente gli acquisti sulla base delle considerazioni che abbiamo appena visto lato vendite. Le ipotesi, come dicevamo, devono essere più analitiche possibili e devono consentire di fare varie simulazioni in funzione di quelli che sono gli scenari indicati. Il baseline quindi che vedevamo deve poi essere rivisto mensilmente con dei reforecast, e qui poi la previsione e l'input del piano di tesoreria non può essere un dato di semestre, ma deve essere un dato di semestre spaccato per mese, perché chiaramente gli interventi avranno una loro entità nel concretizzarsi che può essere diversa a seconda anche della velocità, della tempestività con cui vengono attuati, piuttosto che simulare, come dicevamo, un progressivo recupero delle vendite. E quindi il P&L baseline va confrontato con il reforecast, in questo caso vediamo un impatto rilevante in termini di margine, e andiamo a vedere quello che è insomma un impatto di meno 68.000 euro di overall economic impact, e quindi di riduzione del risultato netto settimanale rispetto a quello che era lo scenario baseline, e in particolare poi una riduzione in questo caso di 63.000 euro del cash flow settimanale generato dall'azienda in questo periodo, nel periodo in cui questo forecast mensile mantiene questi dati. L'overall cash out week in questo caso si riduce, quindi in ipotesi sempre di margine zero e quindi in ipotesi di azzeramento delle vendite, questo si riduce per effetto degli interventi sui costi che magari vengono individuati, e poi Matteo ci fa vedere anche come eventualmente simulati sul piano di cassa, si riducono al fine di garantire ulteriormente la tenuta finanziaria. Questo dato poi può eventualmente essere letto insieme al margine di contribuzione per andare a ricostruire quello che è un break-even di questo periodo di emergenza, un break-even che consenta sostanzialmente di rendere compatibile questi scenari di simulazione. Terzo step di costruzione del piano di tesoreria è la simulazione dell'utilizzo delle linee di credito, che anche qui partiamo da uno scenario baseline in continuità
dove il nostro modello prevede degli scarichi di portafoglio sulla base delle normali scadenze concordate con la banca e oggetto di scadenza delle linee, in questo caso portafogli, quindi SBF piuttosto che anticipi fatture, nuove presentazioni sulla base dei nuovi fatturati, e questo chiaramente va completamente rivisto a seconda di quelli che sono gli scenari e le considerazioni che vengono sviluppate dal team di gestione di emergenza, quindi considerando gli eventuali insoluti, perché magari non tutti i clienti alla scadenza riescono a pagare, piuttosto che considerando una diversa bancabilità dei crediti, perché parte dei clienti magari non sono più bancabili proprio a causa degli insoluti, dilazioni di pagamenti e quindi dilazioni di incassi richiesti dai clienti, di pagamenti richiesti dai clienti, piuttosto che allungamento delle scadenze. E quindi sostanzialmente avere un modello che consenta di riflettere questi elementi per consentire di mappare, di simulare tempestivamente gli impatti. L'output del processo è, come noto, quello che è il piano di tesoreria, articolato almeno su tre mesi, che consenta quindi di mettere in chiaro quelle che sono le entrate sulla base dei diversi scenari di simulazione, le uscite e la struttura finanziaria con i relativi interventi. Io con questo ho concluso. Il tema fondamentale, ci teniamo a ribadirlo, è la capacità delle aziende di disporre di strumenti di simulazione che consentano di sviluppare in modo analitico le ipotesi alla base di questi output, per consentire di recepire tempestivamente i diversi input che arrivano dal team di emergenza. Con questo ho chiuso, passo la parola a Matteo, che adesso vi fa vedere come dovrebbe funzionare un tool di tesoreria per fare contingency plan, quindi come operativamente un tool può supportare queste cose, insomma, che vi abbiamo raccontato e che vi stiamo raccontando in questi episodi. Grazie a tutti e passo la parola a Matteo. Sì, buongiorno a tutti. Come anticipato Daniele, volevo mostrarvi un po' come dovrebbe essere strutturato il vostro piano di tesoreria. Il piano di tesoreria, tutti i piani di tesoreria tendenzialmente partono dai saldi banca, dove abbiamo sia l'affidato, quindi quanto ogni banca ci ha dato di fido nelle varie forme tecniche, e gli utilizzi che abbiamo in quel momento delle varie forme tecniche. Gli scadenzari, clienti e fornitori, come diceva Daniele, scadenzari non la diretta estrazione, diciamo, al sistema, ma uno scadenzario ragionato su cui abbiamo fatto ragionamenti e delle pulizie per tutti quel magari crediti e debiti che rimangono aperti e non sono stati ancora abbinati all'incasso e pagamento, quindi essere abbastanza sicuri che l'incasso o il pagamento che prevede lo scadenzario sia poi effettivamente quello che andremo a sostenere. Piani di ammortamento dei finanziamenti, quindi andare a replicare all'interno del nostro piano di tesoreria quando si manifesterà l'uscita finanziaria dei vari finanziamenti. Questi tre, queste tre parti solitamente tutti i piani di tesoreria ce l'hanno, l'importante è che sia mantenuto in modo il più aggiornato possibile e anche molto facile da aggiornare in modo rapido e tempestivo. Quello che andiamo un po' a cercare di integrare, che è molto importante, è appunto gli scenari di forecast mensilizzato sul 2020, quindi avere un'idea di conto economico mensilizzato per il 2020. Nel caso in cui l'azienda abbia già il budget, si userà quello, invece nel caso in cui non ci sia, si parte magari dalla chiusura del 2019 in continuità, andando a fare delle modifiche sui vari costi o ricavi per adattarlo alle aspettative del 2020. Questo serve perché grazie al conto economico io riesco a crearmi degli scenari, quindi lo scenario di baseline, lo scenario most likely e il worst case, in modo che già da oggi io posso andare a fare delle stime e, su come varierà il mio fabbisogno finanziario
in base a delle ipotesi che possono succedere. E quindi, se si realizzano queste ipotesi, quali sono le mie, diciamo, contromisure che posso implementare subito e se queste sono sufficienti a garantirmi un fabbisogno e a garantire, diciamo, la copertura del fabbisogno finanziario. Devo tener conto del piano investimenti, ovviamente rivisto nel caso in cui insomma, sia in tensione finanziaria e quindi abbia bisogno di sospendere alcuni investimenti, magari passarli più avanti nei mesi o rimandarli direttamente all'anno successivo. Saldo IVA, perché se sono a debito e devo pagarlo il mese successivo, devo prevedere l'uscita finanziaria, e poi la gestione delle linee di credito, come ha appena finito di spiegare Daniele, per capire quanto posso ancora utilizzare le mie linee di credito per coprire il fabbisogno. Ora vi faccio vedere molto velocemente qual è, come dovrebbe essere un po' impostato il vostro tool di tesoreria, nel senso noi l'abbiamo impostato che un tool di tesoreria mensile, dove abbiamo prima tutte le uscite finanziarie, partendo da quelle più certe, quindi gli impegni verso i fornitori che sono già a scadenzario, e poi tutte quelle uscite finanziarie che invece sono state previste in base al conto economico, ovviamente trasformando la dinamica da economica a finanziaria, quindi applicando tutti i tempi di dilazione, eccetera, per andare a prevedere non solo le uscite che abbiamo già a scadenzario, ma tutte quelle uscite che non sono ancora a scadenzario, oppure quelle uscite che non passano per scadenzario, ad esempio il personale, molte volte i professionisti, eccetera. Noi l'abbiamo sviluppato sia mensilmente che per decade, quindi gira esattamente nello stesso modo, solo che in caso di elevata tensione finanziaria, magari per un'azienda non è più sufficiente concentrarsi sul fabbisogno del singolo mese, ma gli serve vedere qual è il fabbisogno della singola decade. Quindi è impostato sia per mensile che per decade. Sotto abbiamo la manovra di tesoreria, quindi l'utilizzo del breve termine che va a coprirmi il mio fabbisogno. Quindi, come vi dicevo, nel caso in cui io voglia simulare che nel mese di aprile, scusate, questo vi faccio vedere, arrivavamo a un fabbisogno disponibilità, in questo caso l'azienda ha una disponibilità liquida di 362.000 euro a fine marzo e prevede di arrivare a fine settembre con una liquidità quasi di mezzo milione. Quindi una società in equilibrio che non ha problemi. Con il tool di tesoreria cosa si può fare? Nel caso in cui io preveda appunto una chiusura della mia azienda per tutto il mese di aprile, posso andare a simulare, ora faccio un po' in diretta, vado a simulare una riduzione, anzi una totale blocco del fatturato su aprile e un dimezzamento del fatturato di maggio. Questo cosa succede? Vedo che il mio fabbisogno non è più in linea, ma siamo andati in tensione finanziaria. 800.000 euro sul mese di aprile e 1.600.000 sul mese di maggio. Questo perché, non avendo più il fatturato del mese di aprile, io non posso più andare a anticipare il mio fatturato in banca e quindi avere liquidità fresca subito. Quindi con i dati che abbiamo possiamo andare a stimarci come cambia il nostro, se prima avevamo una disponibilità liquida abbastanza stabile, vediamo che adesso abbiamo un forte fabbisogno subito da coprire e poi insomma, riusciamo un po' ad andare abbastanza vicino all'equilibrio più avanti. Quindi il management deve prendere delle decisioni abbastanza veloci da intraprendere. La prima cosa può essere appunto pensare al personale. Sul personale noi abbiamo strutturato un database, diciamo, per dipendente in modo da calare all'interno del piano di tesoreria delle assunzioni il più accurate possibile, anche perché magari posso andare a pensare a o l'utilizzo di ferie da far godere ai dipendenti che hanno disponibilità di ferie residue, oppure alla cassa integrazione. Cassa integrazione, in questo caso,
faccio l'esempio di mettere in cassa integrazione l'intera azienda per l'intero mese di aprile, oppure posso mettere in cassa integrazione solo alcuni reparti, perché magari qualcosa, cioè chi magari riesce a lavorare in smart working da casa, quindi magari l'ufficio amministrativo può continuare a lavorare, quindi avere un piano per testa può aiutare. Ovviamente il beneficio finanziario può essere o immediato, se è stato richiesto all'INPS e dimostrato della grave tensione finanziaria e l'impossibilità al pagamento, oppure dilazionato a 90 giorni. In questo caso io vado a vedere nel mio cash flow sotto i costi del personale e vedo che invece di avere un fabbisogno, un'uscita finanziaria di 115.000 euro, poi invece ho un beneficio per il rimborso della CIGS, che in questo caso è immediato, di 100.000 euro. Quindi sono riuscito andare a modificare un po' il mio fabbisogno finanziario leggermente grazie, come vedete, all'utilizzo della. Riesco schema che mi riepiloga perfettamente quali sono i costi che io dovrei sostenere nei prossimi mesi. Pronto? Ok, dovrei essere tornato in linea. Vi dicevo, se ho uno schema chiaro dove ho riepilogati tutti i costi che ho, posso andare a fare delle assunzioni, quindi ad esempio tutti i costi variabili ovviamente seguono l'andamento del mio fatturato, mentre i costi fissi io posso decidere che magari l'amministratore decide che per i prossimi 3 mesi sospende il proprio compenso, oppure le manutenzioni, anche queste qui riesco a rimandarle. Consulenze, tengo solamente quei costi, quelle consulenze strettamente necessarie, tutto quello di straordinario verrà rimandato più avanti. Grazie a questo tengo sempre monitorato qual è quanto sono riuscito a incidere su il mio fabbisogno, quindi vado a vedere che comunque non sono riuscito, ho ancora una tensione finanziaria molto forte nei primi 2 mesi, ma poi riesco a avere un equilibrio finanziario, quindi le prossime assunzioni possono essere incentrate sul rapporto con le banche, quindi prima cosa i finanziamenti, quindi avere uno schema all'interno del proprio tool di tesoreria dove ho riepilogato tutti i piani di ammortamento dei finanziamenti, come vi dicevo prima, e in base alle moratorie che vado a ottenere dalle banche vado a preparare uno schema dove vado a simulare il beneficio che ho di questa fino a settembre, lo simuliamo, di la richiesta di moratoria. Quindi se vado qui all'interno della gestione finanziaria avrò l'uscita prevista delle quote capitali per il medio e lungo termine e poi l'impatto della mia moratoria. Quindi anche qui riesco a andare a prevedere quale effetto avrà poi la richiesta di moratoria. Ultimo passaggio che potrei fare, abbiamo un po' simulato, è magari chiedere a una banca una proroga sugli anticipi. Questi sono l'elenco degli anticipi che io ho presentato in banca e la loro scadenza. Vado a chiedere alla banca UniCredit, vado a chiedere alla banca una proroga di 60 giorni in modo da spostare il mio impegno finanziario, visto che non ho nuovo credito da anticipare. Più avanti. Quindi in questo caso vedo che sono riuscito abbastanza con questa manovra a riequilibrare il mio fabbisogno, perché sono quasi in
in equilibrio finanziario a parte sul mese di aprile. L'ultima manovra potrebbe essere, ci sono istituti che in questo momento di tensione stanno permettendo di convertire in fili di cassa quanto io non ho utilizzato del fido concesso sugli anticipi fatture, quindi tutto lo spazio rimanente, anche se non ho più fatture da anticipare, alcuni istituti maggiori stanno permettendo a alcuni clienti di fare questa iniziativa, quindi assolutamente importante, e mi permetterebbe di coprire l'ultimo pezzetto di tensione finanziaria. Quindi diciamo che avere un tool di tesoreria che mi riesce velocemente a simulare gli impatti delle iniziative che posso prendere mi aiuta a scegliere quale iniziativa è più importante e utile per la mia azienda in un momento di tensione finanziaria diciamo un po' straordinaria di questo momento. Quindi questo voleva essere solo un po' operativamente come può essere gestito un tool di tesoreria in un momento di necessità come questo. Lascerei la parola al dottor Novella per la conclusione su questo incontro. Abbiamo visto la prima fase, la prima parte della nostra webinar di oggi, che sono sui provvedimenti, sono i primi provvedimenti che saranno seguiti probabilmente da altri interventi legislativi. Non sono sufficienti questi interventi per reggere il momento, quindi ci aspettiamo ben altro, non saremo pronti a presentarvi gli altri provvedimenti che seguiranno. Abbiamo visto la seconda parte con Paolo Masotti, Daniele Trevisano e Matteo Moretti, quali sono le attività che si possono fare. Se lo slogan attuale è restiamo a casa, io vedo un altro, cerchiamo di darci da fare. È un momento di incertezza, ma nell'attività d'azienda l'incertezza è insita in contesti, perché difficoltà vengono. Questo è un momento particolare, difficoltà importante, ma possiamo simulare, possiamo valutare, possiamo crearci dei scenari. È un esercizio importante da farsi, è un esercizio perché vi aiuta anche a dirimere un po' le preoccupazioni che ci sono oggi. Credo che la catena dei pagamenti potrà trovarsi in qualche difficoltà nei prossimi mesi, ci sono vari scenari su cui possiamo aiutarvi a ragionare e a valutare. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti del 7 aprile successivo, vi ricordo che le slides che avete visto oggi, che vi sono state presentate, le troverete nel nostro sito, ve le vanno comunicate. E per quanto riguarda qualsiasi richiesta, con Studio Promozioni, che ringrazio per l'attività che ha fatto in questa occasione, ma anche l'attività che sta facendo assieme a noi, siamo a disposizione sia per valutare la possibilità di accedere a misure agevolative o speciali, sia per l'attività che può essere di previsione. Io vi ringrazio per quanto per oggi, per la vostra attività, vi verrà inviato tutto a chi ha partecipato, siete stati veramente in tanti. E chiudo augurandomi di avervi così numerosi anche alle prossime attività. Quindi grazie a tutti, grazie a Studio Promozione, grazie ai colleghi di Adacta.